Ma per l'Emilia-Romagna i dati sono assolutamente fondamentali, non solo perché siamo una data valle e questo è un punto significativo dello sviluppo che immaginiamo per la nostra regione, ma quello che a nostro avviso è assolutamente significativo è anche la qualità dei dati e diciamo, la loro capacità e ricchezza di accogliere quelle che sono le trasformazioni presenti nei territori, quelle che possono essere le traiettorie principali dello sviluppo. Teniamo conto che l'Emilia-Romagna è una regione caratterizzato da un elevatissimo numero di imprese, quindi il monitoraggio, il censimento che facciamo, si fa costantemente sul nostro sistema è assolutamente fondamentale. Naturalmente attraverso i dati attuiamo anche le nostre politiche. Le nostre politiche vanno ovviamente dalla parte attrattiva sia imprese sia diciamo, territorio che deve essere sempre più interessante, sempre più vicino anche ai desideri delle persone, delle nostre comunità e dall'altro diciamo, la cosa veramente importante è essere attrattivi per le persone in termini anche di servizi, di nuova innovazione sociale, questo è uno dei traguardi molto importanti. Quindi dobbiamo condividere costantemente dati, informazioni e anche quelli che possono essere poi gli effetti anche delle nostre politiche sulle grandi traiettorie dello sviluppo che devono caratterizzare la nostra regione e il nostro paese.